Ciao da Dove al Sud! Oggi prepariamo La torta mimosa! ma è fantastica! Oltre alla torta, tieni Daniele. Grazie. Ed ecco gli ingredienti! Per il pan di Spagna ci serviranno 6 uova, 200 g di zucchero, 200 g di farina 00, una bustina di lievito per dolci. Per iniziare, separiamo i tuorli dagli albumi. Io mi avvicino, voglio vedere il rovetto. Facciamo per bene il primo tuorlo. Unire lo zucchero ai tuorli e mescolare con le fruste. Dobbiamo ottenere un composto chiaro e spumoso. Ci vorranno circa 15 minuti. Andiamo? Con le fruste pulite, montare gli albumi a neve ferma. Gli albumi montati a neve. Uniamo gli albumi con il composto con i tuorli e mescoliamo delicatamente dal basso verso l'alto. Aggiungere la farina setacciata un po' alla volta. E mescolare delicatamente sempre dal basso verso l'alto. L'ultima parte di farina. Il lievito per dolci. E mescoliamo. E il composto è pronto! Abbiamo imburrato e ricoperto di carta forno una teglia. Noi ne utilizzeremo una del diametro di 24 cm. Versiamo il composto nello stampo. Livellare con la spatola. Infornare in forno statico preriscaldato a 180 gradi. Per la crema ci serviranno 500 ml di latte intero, 200 ml di panna per dolci, la buccia di un limone, 4 tuorli, 100 g di zucchero, 40 g di farina 00. Mettiamo a scaldare il latte in un pentolino. Aggiungiamo la buccia del limone. In un tegame versare 4 tuorli, lo zucchero e mescolare con una frusta. Tuorli e zucchero, aggiungiamo la farina setacciata e mescolare. Togliamo la buccia del limone, versiamo un po' di latte e mescoliamo. L'ultima parte del latte. Accendiamo la fiamma e mescoliamo continuamente. Quando si addensa e pronta, spegniamo il fornello e continuiamo a mescolare. La versiamo in una ciotola fredda di frigo. Io la mangerei già adesso, c'è un profumo di crema. No, Pepita, vai. che bollente però. Sono passati 40 minuti e il nostro pan di Spagna è pronto. Voi regolatevi sempre in base al vostro forno e fate la prova a stecchino, eh? Ah, fantastico! E adesso montiamo la panna per dolci. Unire la panna per dolci un po' alla volta alla crema.
e mescolare. Che buona questa crema! Prepariamo la bagna. Noi useremo il succo d'arancia. Voi in alternativa potete usare acqua e zucchero, un succo di frutta oppure un liquore, quello che preferite. Spremuta. Useremo 200 ml di succo con un cucchiaio di zucchero. Estrazione del pan di Spagna dalla teglia. Ecco qui. Oppla! Ah, è uscito benissimo. Fantastico. Dividiamo il pan di Spagna in 3 dischi. Vai con la precisione. Vai col primo disco. E adesso il secondo. Ed ecco l'altro. Tagliamo il bordo a tutti i dischi. Così diventa uniforme il colore. E mentre Daniela taglia tutti i bordi, io me li mangio. Anch'io. Ma no! Bagniamo il pan di Spagna con il succo d'arancia. Mettiamo la crema sul primo disco. Io ho l'acquolina in bocca e non è ancora completata la torta. La stiamo montando pezzo pezzo. Questo disco lo posizioniamo sopra al contrario. Agganciamento riuscito. Bagniamo con il restante succo. E ricopriamo tutto, compreso i bordi, con la crema. Golosissima. Questo disco lo tagliamo tutto a cubettini. Vediamo come si fa. Quindi faccio una striscetta. E poi altre 3. Molto sottili. Così lo facciamo piccolo piccolo, vedi? Cubetti piccoli. Ma sembra tipo la pasta di casa. Ma quanti? Daniela, ce la fai? Sì. E adesso trasformazione in una mega mimosa. Completiamo l'opera. Ma guardate che spettacolo. Guardate come prende forma. Ah, è quasi completa. E per completare l'opera, decoriamo la torta. Vediamo. Fantastica. Ed è pronta. Ecco la nostra torta mimosa. Bellissima. E adesso la prova assaggio. Che bel pezzo di torta. Devo assaggiare veloce, veloce. È buona? Buonissima. La senti l'arancia dentro? Sì. Adesso me la divoro. E qui termina il nostro video. Daniela, hai dimenticato di mangiare questo? Non si mangia questo. Ciao da Mal Sud. Ciao da Daniele e Daniela. E se fate le nostre ricette, fatecele vedere. Pubblicate le foto nei commenti sotto i nostri video. Ciao. Ciao. E poi c'è lì la nostra mascotte. Ed eccola qui, anche la pecorella di Dove al Sud ha gradito la torta mimosa.